Accetta. Si è rinnovato anche quest'anno a Teramo l'antico rito della processione della Desolata all'alba del Venerdì Santo, nutrita come sempre la partecipazione convinta dei fedeli che hanno accompagnato il vescovo Lorenzo Leuzzi e i parroci cittadini al seguito della Madonna che cerca il figlio Gesù condannato a morte, nella consueta rappresentazione del peregrinare per sette chiese. Sì, è stata veramente un'esperienza molto bella, non solo per l'intensa partecipazione numerica, ma soprattutto per il desiderio di camminare insieme con Maria. L'evento della morte in croce è un'esperienza molto impegnativa per ciascuno di noi, per tutti i credenti, e vivere intensamente da soli diventa sempre più difficile, soprattutto in questo momento storico. Per questo la presenza di Maria e la presenza di una comunità che vuole camminare insieme è davvero un grande dono, a non aver paura di accompagnare il Signore sulla croce, perché tutti insieme dobbiamo maturare la consapevolezza che Gesù è stato fedele e la sua fedeltà lo porterà a vivere per noi e con noi l'esperienza della risurrezione. Dalle 4 fino a poco prima delle 7 il lungo corteo dei fedeli ha percorso il tragitto dalla cattedrale al ritorno, toccando sette chiese come i simboli dei sette dolori di Maria Addolorata. Una processione questa che ha accompagnato all'alba i partecipanti, fiaccole in mano, dove la presenza delle donne vestite e velate di nero sono quelle incaricate a portare a spalla la statua della Desolata tra i canti della tradizione teramana. Si auguro a tutti di vivere intensamente, soprattutto in questo momento storico particolare, di poter domenica mattina, domenica di Pasqua, gioire con certezza che il Signore è davvero risorto, perché è l'annuncio di cui ha davvero bisogno tutta l'umanità, se vuole davvero ricostruire e ripartire per dare speranza soprattutto alle nuove generazioni. Auguro a tutti una santa Pasqua che sia esperienza di risurrezione e soprattutto di gioia per servire le comunità nelle quali ciascuno di noi è inserito. I momenti salienti della processione della Desolata saranno riproposti questa sera nel corso dello speciale in onda a partire dalle ore 21 su Rete 8.